dato un colpo al, al grosso spaccio, al grosso traffico di stupefacenti che in Toscana è fiorentissimo. Dieci persone arrestate, altre 13 tutti spacciatori, sono indagate e il piccolo esercito finito sotto la lente della procura distrettuale antimafia di Firenze, che ha sgominato un'associazione dedita al traffico di stupefacenti sulla rotta Olanda-Italia. Le misure cautelari in carcere sono scattate a Firenze, Lucca, Rovigo ed Amsterdam. La droga dal, che viene dal Sud America viene trasportata attraverso i container eh, sia nei porti diciamo, italiani, spagnoli, ma anche in quelli olandesi è un dato ormai assodato c'è cioè un grosso canale di approvvigionamento dall'Olanda verso l'Italia non è la prima operazione che si fa Punto di partenza, l'arresto a Borgo San Lorenzo nel febbraio 2016 di due giovani pugliesi che rifornivano di cocaina, hashish e marijuana le persone del Mugello e dell'Interland fiorentino beccati su un'auto con un enorme quantitativo di droga. Di lì, gli uomini dell'arma sono arrivati al canale di approvvigionamento dei due, un kosovaro. Il soggetto veniva appunto definito il cosiddetto supermarket della droga proprio per la disponibilità di sostanza stupefacente che aveva e con la quale riforniva appunto i suoi clienti. Dal novembre 2016 al maggio 2017 le indagini hanno documentato almeno tre importazioni di cocaina effettuate dal sodalizio, elevato il giro d'affari in grado di movimentare nel solo periodo monitorato quasi 17 kg di cocaina attraverso numerose cessioni di droga ed una decina di clienti che successivamente rivendevano la merce acquistata sulle piazze di spaccio. Non c'è nessuna illusione che da oggi in poi non, ci sia, naturalmente, eh, non ce ne siano altri che spacciano droga, Ma, Insomma, alcuni abbastanza importanti per il momento credo che siano stati tolti di mezzo.